un super ritardo parlo finalmente di Disney Plus e dei suoi arrivi di ottobre. Preparatevi perché ce ne sono delle belle da vedere. Partiamo! Prima di tutto, credo che abbiate notato qualche cambiamento. Questa è la mia nuova postazione di lavoro dedicata a YouTube. Magari non vi frega nulla, ma la libreria alle mie spalle lentamente, molto lentamente, prenderà vita propria come per quella precedente a cui eravate abituati. Direi che è un bel mi piace, me lo merito per questo sforzo. Intanto lo stile minimalista che ho adottato potrebbe ricordare quello che avevo in Giappone. In effetti, vivendo là, ho visto proprio che mi fa stare molto più a mio agio. Comunque, meglio tornare subito a bomba alle cose importanti. La prima è che finalmente abbiamo una data esatta per il primo episodio di Boba Fett. Prepariamoci perché il 29 dicembre sarà tutta per noi. Ora, voi sapete che spesso prendo in giro la saga di Star Wars, però come per Mandalorian, se una serie è guidata da persone capaci, con uno stile che omaggia quell'universo e non vuole solo venire incontro ai millennial, lo dico apertamente, è fatto bene. Quindi carichiamoci a molla che abbiamo meno di 3 mesi di attesa. Arrivato uno degli ultimi giorni di settembre, Free Guy è già disponibile per una visione in famiglia poco dopo il canonico mese e mezzo dall'uscita in sala che la Disney ha come tempo minimo per far arrivare qualcosa in streaming. Sinceramente questo film lo apprezzo parecchio, è leggero, assurdo, molto citazionistico del mondo videoludico e soprattutto fa ridere e sorridere di continuo. Immaginatevi cosa vorrebbe dire svegliarsi un giorno e rendersi conto che il tuo mondo, che per te è la normalità, in realtà è un videogioco sparatutto alla Fortnite o GTA e tu sei probabilmente la prima IA della storia. Insomma, un'idea semplice e carina che viene ben realizzata. Con Waititi e Reynolds è tutto scoppiettante. Passiamo ad un po' di animazione con questo Legos Star Wars Racconti Spaventosi, già disponibile all'uscita di questo video. Siamo davanti a una serie di mini racconti pronti per Halloween, con i nostri Lego che si credono i personaggi di Star Wars. Ho visto solo il primo, ma già mi sta piacendo, molto più di Visions a dire il vero, quindi buttatevici a man bassa nella visione con anche i più piccoli, così gli farete venire voglia di comprare dei costosissimi set Lego Star Wars, così imparerete a non educarli a guardare Star Trek, che non ha questi gadget così esosi. Finalmente, dopo tante polemiche, arriva Black Widow e proprio da questa sera mettetevi tutti lì davanti allo streaming per godervi questo film Marvel che doveva un po' essere il canto d'addio della nostra Scarlett Johansson dopo le polemiche scaturite dall'uscita in contemporanea al cinema e con Pass VIP in streaming. Sembra che finalmente le parti abbiano però raggiunto un accordo e questo probabilmente comporterà un ritorno di Vedova Nera. Intanto però beccatevi questo film, a dire il vero, abbastanza mediocre per me, ma con un super David Harbour che interpreta Red Guardian. Lo ripeto, voglio una serie intera con lui su questo personaggio subito. Adesso veriamo proprio all'horror con The Empty Man, in arrivo l'8 di ottobre. Il protagonista James Badge Dale e la storia lo vede come un protagonista che un anno prima aveva perso moglie e figlio in un incidente non proprio chiaro. Visto che diversi adolescenti di questa cittadina del Midwest iniziano a scomparire, si mette ad indagare cercando di dare un senso a quello che trova. Sembra che questi giovani servano ad una setta per risvegliare un'entità maligna, che dire, è un classico horror derivato dalle graphic novel della Boom e per me un'occhiata la merita. Eccoci al momento clou del mese, arriva la 10ª stagione di American Horror Story con double feature e un episodio a settimana dal 20 di ottobre. Una stagione molto attesa che questa volta prende in esame un argomento molto fantascientifico. I grigi sono tra noi e non sono propriamente buoni. La stagione è divisa in 2 parti con storie differenti, prepariamoci a rabbrividire alla visione.
C'è ancora posto per qualcosa per tutta la famiglia. Il film Wendy, in arrivo il 29 di ottobre, è una rivisitazione in chiave moderna della stranota favola di Peter Pan e dell'isola che non c'è. Forse il film non è riuscitissimo, però una bella visione per stare in famiglia e magari iniziare a parlare di cosa significhi crescere con i vostri figli. Ragazzi, lo so che il mio pubblico è per l'80% di ragazzi e giovani adulti che manco hanno per l'anticamera del cervello di avere figli, ma qualcuno che mi segue li ha e mi pare giusto indirizzarli su qualcosa da vedere, anche perché la Disney è per famiglie, no? Siamo quasi alla fine anche per questo video, ma ci sono ancora tre consigli, tre per voi, ma prima mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati con i miei video. Come sempre, attendo i vostri commenti sarcastici e con altre cose che mi sono perso. Non dimenticatevi inoltre di continuare a condividere i miei video sui vostri social, io vi lovo quando lo fate. Ma eccoci a qualche altro rapido consiglio di visione. Arriva la seconda stagione della Guerra dei Mondi, e che è appena disponibile. Io ammetto di aver visto solo i primi due episodi della prima e non mi ha preso, però non è fatta male, quindi nel caso provate a recuperarla. Arriva poi Criminal Minds dal 13 anche su Disney Plus, e se già non l'avete vista in altri servizi di streaming o da Mamma Rai, vedete di recuperarla perché non è male. Ultima serie che consiglio è White Collar dal 27, e la dovete assolutamente vedere perché le prime stagioni soprattutto sono una rapina e indagine, una più bella dell'altra. Una serie che a suo tempo mi sono divorato, come tutte le cose belle, però anche questo video è giunto alla fine. Quindi statemi bene, MT Ayers, e al prossimo video. Ciao!